La leggenda dell'airone comincia al di là di questo portale, tra le quattro mura di una casa di contadini al culmine del Dosso di Castellania. Fausto ha un torace mal sagomato su due gambe da trampoliere. In famiglia si pensa di risparmiargli la fatica dei campi. Per il più gracile dei suoi figli, il sogno di mamma Angiolina è modesto. Vuole farne un garzone di salumeria e magari col tempo un buon esercente. Così Faustin prende la via di Novi con il solo bagaglio della sua timidezza contadina. Una giovinetta senza grosse avventure. La storia da toni crepuscolari di un ragazzino che raccoglie nel grembiule i cartocci di affettato e che si affanna su un vecchio rottame per le strade di Novi. Queste corse trafelate sono per Fausto il segno della prima vocazione. Ogni mattina lunghe sgroppate con il carico di zampone e di salame casereccio. Quando ha un attimo libero, Fausto lo spende in una sorta di miraggio davanti al negozio dei velocipedi. Dopo un faticoso risparmio sulle mance, si realizza la prima tappa del sogno, una Maino grigio perla. Un tale trampolino lo fa sentire ormai un arrivato, partecipe perfino delle glorie della Gazzetta. La prima corsa sulle strade attorno a Castellania è la prima vittoria. Poi la sua immagine coinciderà con il vorticoso mulinello delle gambe. Fausto Coppi sale così alla ribalta della grande avventura. Il gregario di Bartali, l'uomo che non è nato per fare il porta acqua, tallona il suo capitano, ne scopre i momenti di crisi ed esplode nella vittoria del suo primo Giro d'Italia. È la pagina d'apertura di un mito. Campione italiano su strada supera in pista il record dell'ora di Archambault. La prima Milano-Sanremo del dopoguerra dà inizio alla meravigliosa leggenda. Fausto Coppi ne è il protagonista assoluto, l'inimitabile personaggio. Le gambe che bilanciano nella curva la spinta dei pedali, le ginocchia magre che girano senza soste. L'airone si avvia alla sua prima vittoria nella classica di primavera, con un distacco di un netto quarto d'ora. La strada che vede Fausto impegnato a riconquistare il suo carico di gloria, bruciato in 5 anni di silenzio, gli si aprirà amica per altrettante vittorie. Dal liscio nastro della Sanremo alle impervie strade dei Passi Dolomitici, alle rampe del Ghisallo, alla pista in legno del Vigorelli, non c'è impresa che non si pieghi al ritmo diabolico del campione. Coppi si costruisce il suo posto al sole, il suo capitolo nel romanzo popolare del ciclismo. È primo al Giro d'Italia del 47. E sempre nel 47 si veste della maglia iridata di campione mondiale dell'inseguimento. Conquista la maglia tricolore di campione d'Italia su strada. Vince quasi tutte le classiche in linea con lo splendido finale del Giro di Lombardia. Il Giro d'Italia racconta soltanto la sua avventura sullo sfondo del Pordoi, del Falzarego e dell'Isoano. Poi la grande incognita del Tour. Una gara che si vince quando la bagarre spezza i nervi agli avversari. Avrà Coppi la mistica fermezza morale del veterano che corre con un crocifisso di bronzo nella valigia? I francesi, che avevano atteso con scetticismo il campionissimo di Castellania, ne diventano frenetici sostenitori. La pista di cemento color rosa del Parc des Princes conosce la più grande indigestione ciclistica della sua storia. Un'intera capitale vivacca da ore per assistere al trionfo del nuovo idolo, l'uomo che ha collaudato il suo temperamento sulle strade di Francia. Giro d'Italia 1950. Nel romanzo a dispense della grande corsa, Girardengo e Belloni, Binda e Guerra e ora Coppi e Bartali. Per tutti gli italiani, i corridori della Bianchi e della Legnano sono un po' come gli Orazzi e i Curiazzi. Il
ciclismo non interessa se non diventa leggenda, di sfida o melodramma. Il pubblico vuole il duello rusticano. Senza il romanticismo delle grosse rivalità, la baracca si sfascia. È inutile voler sterilizzare l'agonismo nell'accettazione pure e semplice della legge del cronometro. Forse è una delle ultime volte nella storia di questo sport che i cronisti possono usare ancora l'etichetta bolla oceanica. L'atteso duello sulle montagne tra i due irriducibili rivali non avverrà. La sfortuna è in agguato. Non nella vertigine della corsa, ma a metà di una pedalata senza storia, Coppi lascia sull'asfalto tutte le sue speranze. Il nome di Primolano, un piccolo paese alle falde delle Dolomiti, dove è avvenuto l'incidente, ha per tutti il suono triste di una battaglia perduta. Ma la corsa non si ferma. Isolato in una stanza d'ospedale, Coppi sembra seguire mentalmente la fatica dei suoi compagni. La forza di reazione di Fausto, bomba H come viene definito dai retori dello sport, ha ormai sanato la ferita. L'antologia del Giro d'Italia 1952 tramanda solo il suo nome. Sui colli dolomitici l'airone è puntuale al suo volo. Sono immagini ormai consuete. Fausto in fuga composto sulla macchina, gli altri dietro a sputare i polmoni e a dinoccolarsi sulle pedivelle. In tanti anni di corse egli non ha mai mutato la sua posizione in sella. A 32 anni è simile al ragazzino portaborracce che al suo primo Giro d'Italia staccò Bartali sulle rampe della Betone. Il Tour del 52 parte da Brest, all'estrema punta atlantica della Francia. Ma dopo le prime tappe appare subito chiaro chi debba essere il portabandiera. Sulle rampe del Puy de Dôme anche l'olandese Nolten, dai capelli biondolino, deve limitarsi a cincischiare sui pedali se Fausto fa la voce grossa. La corsa è ormai saldamente imprigionata nelle manette dorate del campionissimo. Mentre Coppi sembra volare, gli altri lottano contro il martellare del sangue nelle tempie, contro il fiato che non va giù come se i polmoni fossero pieni di turaccioli. Lungo i tornanti della salita, gli avversari si sgranano come chicchi di un rosario. Solo l'airone spiega le grandi ali nel volo vittorioso, crudele nella sua forza come un uccello da preda. Le montagne sono terminate, ma dopo aver speso le monete d'oro della sua forza sui colli dei Pirenei e delle Alpi, Fausto è ancora fresco come il giorno della partenza da Brest. Di lui si parla come di un corridore fuori concorso. Poi anche la crudele fatica finisce. Dopo 5.000 chilometri, l'infernale toboga si placa nell'apoteosi del Parco dei Principi. Stan Hockers, secondo arrivato, è staccato di quasi mezz'ora. Nessuno prima di Coppi è riuscito a vincere per due volte, nel 49 e nel 52, il Giro d'Italia e il Giro di Francia. Sul circuito del campionato mondiale, Fausto gioca la carta più avvincente del suo orgoglio. Per lunghi anni la sua mancanza di scatto e la scelta di percorsi sempre più irrisori, piatti e lustri come un tavolo di biliardo, gli hanno tarpato le ali. Il più grande corridore di tutti i tempi, per una calcolata ironia, pare non debba meritare la maglia che gli spetta di diritto. Ma questa volta gli organizzatori non hanno fatto i conti con la ripida salitella della Crespera. Qui Fausto colma il vuoto di tutte le stagioni. Il gruppo si comincia a sgranare. Coppi comanda la corsa come e quando vuole. Quando opera il primo allungo gli resiste soltanto il belga De Ricke. Un giro e Fausto si scrolla di dosso l'incomodo pretendente. È l'unghiata del leone che intuisce il tramonto, mentre le folle scordano che la Trentina l'ha passata da un pezzo per far rivivere la favola dell'immortale. Fausto sa che questa è l'ultima occasione favorevole per smentire una tradizione avversa. Se fallisce il colpo, sarà gioco forza rassegnarsi. Sul podio dei vincitori, l'airone si laurea campione del mondo. I flash fermano uno sguardo e un passaggio di fiori. Neppure un'ennesima frattura, quella del femore al circuito di Sassari, imbrigliano la straordinaria passione di Fausto. La sua vita intima si è normalizzata con l'attutirsi delle polemiche. Fausto corre per passione e per una certa consapevolezza di dover reggere a fondo la sua parte.
l'ultima gara a cronometro individuale, poi l'accordo con Bartali per una squadra di giovani. Solo la pausa invernale lo spinge ad accettare l'invito per il safari nella foresta africana. Il ragazzo che rubava i niri in primavera corona il suo sogno di cacciatore. Ma Ouagadougou sarà l'ultima tappa del destino, di un destino dal volo pesante e allucinato come di un nero uccello del malaugurio. La morte che lo aveva atteso nella savana doveva negargli avaramente una fine degna della sua epopea d'eroe moderno. Il romanzo di quello strano ragazzo che fu il campionissimo dagli occhi tristi diventa il centro delle polemiche e delle curiosità di un paese. Ma a noi piace ricordarlo così. Fausto vinse ogni volta senza sorridere, quasi non credendo mai totalmente in se stesso. Sembrava sempre sopra pensiero, come in ascolto di una voce interna che gli andasse mormorando dentro un'incomprensibile parola. Ma quella parola non era fortuna.